Ecco qua, vieni. Stiamo già in registrazione. Ah, stiamo già registrando. Allora, un saluto a tutti gli amici. Grazie per essere intervenuti, anche grazie a voi che ci sono in differita da casa. Ho ritenuto, diciamo, di parlare di questa tematica della disabilità con questa riunione, perché anche è un tema abbastanza sentito, a parte io, diciamo, nel personale, però è un tema molto sentito e vedo che anche, diciamo, non è magari trattato con un certo interesse sia da parte dell'opinione pubblica che dagli addetti ai lavori. Insomma, io che cosa ho pensato di fare? Creare attraverso un gruppo sulla disabilità che già esiste praticamente su Facebook, a sua volta far cercare di far partecipare quante più persone è possibile, sensibilità diverse a questo tema, unendoli tutti in una piattaforma che, diciamo, io ho già aperto, una piattaforma Wiki libera, creando tutta una serie di categorie, diciamo, più o meno professionali, per un esempio, diciamo, persone che sono legate alla scuola piuttosto che agli uffici, alla legale, e quindi alla sanità, cioè, quindi comunque, una volta create queste stanze, dare la possibilità a tutti, diciamo, per passione e professionalmente, di andare ad inserire i propri contenuti, sia come un bagaglio di informazione, ma soprattutto per creare poi dopo delle idee da comunque portare avanti per la collettività, in questo caso, diciamo, specifica, riguardante tutte le disabilità, diciamo, non una disabilità specifica. Dopodiché, cioè, non so che cosa ne potrà venire fuori da questo mega contenitore, cioè se riuscirà ad avere uno sviluppo istituzionale, se sarà un mega contenitore di informazioni dove tutti quanti potranno attingere. L'importante, a mio avviso, è comunque far partire, diciamo, chiamiamolo così, questo tavolo sulla disabilità, e ognuno con la speranza che ognuno comunque possa dare il suo contributo, indipendentemente dalle idee politiche o meno. Ci tengo a sottolinearlo, perché qua, se partiamo, comunque partiamo con un criterio, diciamo, generale, senza nessuna etichetta politica. E questo vi ringrazio, e poi lascio la parola a voi, amici, per sapere un po' anche voi un po' cosa ne pensate di questa idea. Chi vuole parlare? Angelo. Io. Salve, sono Angelo Di Frisco, sono un insegnante della scuola media di Frisco per casa. Niente, io mi trovo qua perché sono tra l'altro insegnante di sostegno, dimenticavo di me. E niente, sono qua per parlare anche, diciamo, della problematica delle barriere architettoniche, il primo. Poi volevo fare appunto un passaggio sulla scuola. E poi su un progetto che ho attuato, che attuo già da anni e che ho fatto anche quest'anno. Partendo dal FEBA, cioè dal piano della eliminazione delle barriere architettoniche, allora ci sta sempre questa legge che già è prevista, già è tutto quanto, però in realtà i parecchi comuni non viene proprio attivato e neanche conosciuto. Quindi inviterei, diciamo, poi anche a fare una riflessione su questo, e per poter far sì che tutti i comuni applicassero questa legge. Poi la scuola, come sapete, con i tagli che ci sono stati, abbiamo adesso un problema enorme per quanto concerne anche la
Carlo, ci siamo spostati la certificazione della 104 per gli alunni affetti da patologie, perché poi a me non piace neanche chiamarli disabili o diversamente gli affetti da patologie. Abbiamo questa problematica, le altre hanno avuto degli ordini superiori da dare quantomeno certificazione, poiché c'è una crisi economica e quindi c'è questa è un'altra tematica di cui vorremmo parlare, perché sta investendo veramente tantissime famiglie. Poi c'è, per ultimo, giusto così per non annoiare, volevo parlare del progetto che faccio già da anni per quanto concerne l'equitazione, chiamo equitazione integrata, non ipoterapia. Perché non mi piace, perché noi portiamo il cavallo direttamente a scuola, lo facciamo a scuola. Sono io adesso già qui. Facciamo questo progetto con gli alunni direttamente a scuola. Però noi lo rendiamo come una cosa, perché l'ipoterapia è qualcosa quasi di ospedalizzato, no? L'ipoterapia è già la parola qui. Invece noi, cambiando già il nome e chiamandolo appunto equitazione integrata, vogliamo proprio far sì che gli alunni si integrano, che il cavallo sia il mezzo per l'inclusività di questi ragazzi che partecipano al progetto. Poi vorrei lanciare un'idea, a me il mio proprio massima aspirazione per quanto concerne i ragazzi soprattutto, è fare ogni comune, facessimo ogni comune una fattoria didattica inclusiva, cioè con gli animali, perché io credo molto nella pet therapy e quindi mi piacerebbe che in campagna si verificasse questo. Ogni comune potesse avere la sua fattoria inclusiva, dove tutti i genitori con ragazzi potrebbero usare. Hai fatto già una specie di censimento di quelli esistenti? E il posto per fare una questo no, però l'ho fatto. L'idea c'è, ancora da sviluppare. L'ho fatto io ce l'avevo una fattoria personale in questo togliere, però mi piacerebbe che si facesse a livello proprio sociale, in campagna. Questo è quanto, termino qua. Parlate autorevolamente. Vabbè, io il tema di cui sono occupato abbastanza in passato, però diversi anni fa, quindi ho un'esperienza però molto molto datata. Sostanzialmente credo che un po' con l'ausilio abbiamo qui il nostro bravissimo Luca, dovremmo inquadrare soprattutto dal punto di vista anche normativo questo problema. Perché sostanzialmente abbiamo, che questo problema nasce, non nasce da sempre, ma la legge lo affronta forse la prima volta in maniera organica nel 92, dell'89, con la legge 13 dell'89, dove si impone l'eliminazione delle barriere architettoniche. Poi con la 104 del 92, che si, che invece affronta tutto il problema in maniera globale, io parlo di eliminazione barriere architettoniche, io sono ingegnere, quindi parlo delle strutture fisiche, perché poi sulle altre cose ho una competenza veramente scarsissima. La 104 del 92, Camillo Guerra. La cosa importante che introduce la 104 del 92 è che ci sono addirittura delle sanzioni penali per chi non rispetta le barriere architettoniche. Che nel corso degli anni poi c'è stato un assalto per cercare di togliere queste sanzioni, in particolare la banda dei lupi, c'è un senatore Nordio che fece la proposta, metti, togli, però questa ha un'importanza relativa, perché io in 27 anni di lavoro non ho visto una applicazione di sanzione, ho visto migliaia di violazioni, penso che persone come Gennaro, quando tutti i giorni camminano e vivono le violazioni delle barriere, ma sanzioni non ne ho mai vista una, ho fatto anche 5 anni consigliere nostro, del nostro ordine professionale, come noi applichiamo le sanzioni ai colleghi, c'è la sospensione dall'albo da 6 mesi a un anno per i progettisti che non nel fare nel progettare un qualsiasi intervento di inizio non rispettano la norma che impone l'inizio, perché la sinistra 1 ci può, eppure le violazioni ci sono, quindi qualcosa questa cosa ci fa pensare. Poi,
un'altra esperienza che ho avuto nel 96-97, diciamo, io ho lavorato molto con i commissari prefettizi e a un certo punto Bassolino, il primo Bassolino, chiamò un commissario prefettizio, praticamente il commissario era edilizia del comune di Napoli, la dottoressa della scena prefettiva. E io fui la persona incaricata, perché appunto la legge del 92 era molto fresca, di organizzare un gruppo di tecnici comunali, coordinare un gruppo di tecnici comunali per avviare la progettazione di una serie di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Risultati? Nessuno. Ma risultati? Nessuno, devo dire la verità, per assoluta mancanza di sensibilità di queste persone. Ora nessuno se ne abbia, però voglio dire, il commento era: Camì, ma cosa ne buttano gli istanti da fatti? Cioè, questo è il livello umano delle persone che sono l'interfaccia di quelle che per legge sono, si dovrebbero occupare. Cioè, allora, già portare a un tavolo queste persone, cioè, già è una questione anche di sensibilità. Allora tu, voglio dire, sei in un certo senso una lotta, la lotta deve essere prima culturale e poi tecnica, legale, amministrativa, quant'altro, perché tu di fronte a un amico, ce ne tutti stati cappata a lui, allora voglio dire, la questione, cioè, della serie, oggi più faccio, chiamo i carabinieri, lo butto dalla finestra. Si vuole sempre dare la problematica, cioè fin quando non ti trovi in una determinata situazione, e questo è quindi, disagio, diciamo. Quindi noi, quando ti capita a te, cominci a capire le cose. Quindi diciamo, allora voglio dire, sarebbe bello adesso poter parlare, inquadrare il problema, abbiamo una serie di problemi. Io parlo dal punto di vista tecnico. Allora, la legge dice che ci sono dei finanziamenti per l'iniezione delle barriere architettoniche nel settore privato. I comuni distribuiscono questi finanziamenti. Ora probabilmente le casse del Comune di Napoli sono vuote, le dobbiamo far riempire, come? Chiedendo che la Regione faccia un qualcosa, una legge regionale, si potrebbe fare un'addizionale per questo, insomma, voglio dire. Però se non c'è la, questo è un indirizzo, una via, qualcosa che possiamo fare, però dobbiamo creare la sensibilità, perché se no non riusciamo a fare. L'eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici pubblici, per legge obbligatoria, ma penso che gli edifici pubblici, ma neanche le scuole, ce ne sono almeno totalmente, ma tutti gli edifici pubblici devono avere, ma anche sui trasporti, io dico, mi accorgo che non tutti sono, per dire, Umana e Circumbresiliana per me sono totalmente inaccessibili, solo il comunale, ma anche la metropolitana vecchia già se sono inaccessibili. Quindi anche nei trasporti penso che andrebbe comunque un po' di vista una determinata situazione. Comunque il problema è che la norma voglio di stabilire che ci sono il principio di accessibilità e il principio di visitabilità. Però se non c'è la sensibilità rispetto a questo, è tutto molto molto complesso. Però voglio dire, questo non significa che noi dobbiamo arrenderci, significa che un fronte aperto per noi non è solo andiamo alla regione, perché adesso abbiamo i consiglieri regionali, vediamo di aprire un canale di finanziamento per i comuni in modo tale che i comuni abbiano finanziato, capito, le spese, così che il privato possa fare il montoscale per farsi il montoscale, eccetera eccetera, ma è anche sensibilizzare. Questo credo che sia l'aspetto primario sostanzialmente, perché a me deriva dalla mia esperienza io sono così stanco di dire rivoluzione culturale, sensibilità, eccetera. Perché? Perché secondo me è un fatto di legalità, cioè esclusivamente di legalità. Io si penso, perché quando parliamo di sensibilizzare, c'è una mazza, solo sensibilità. Io penso proprio si deve fare in modo che la legge venga applicata, rispettata. Quindi io metterei delle sanzioni maggiori se non si fanno delle cose, come dire, maggiori. Poi si prova a pensare, per esempio, faccio un passaggio che non c'entra niente, però che si collega, i rifiuti che sono stati interrati in Campania, no? E quanti ne sono, abbiamo visto cosa stanno scoprendo, tutta la foresta, abbiamo la stessa problematica di Terzino, la stessa problematica di Terzino, ce l'abbiamo, non è che è stato scoperto, sta lì, se incominciamo a
a scavare lì, non ti dico cos'è. Allora che cosa stiamo facendo? Io questo è quello che voglio diventare. Stiamo distendendo adesso un sacco di... perché poi un problema di come si spende il denaro, ora lo stiamo risprecando, perché abbiamo un terrato. Teniamo la campagna che sappiamo in definizione, adesso scaviamo, spendiamo un sacco di soldi per vedere cosa c'è, che poi nulla si potrà fare, perché non so cosa si potrà fare, perché bisognerebbe rimuovere, riportare tutto per i tutti, non solo dove, però intanto è che i bambini affetti da patologia non vengono curati e vengono sprecati, la sanità non funziona, e noi stiamo ancora in campagna l'ennesima volta. Spiegando un sacco di soldi, perché io non so quanti costi avranno e che tipo di costi avranno investire tutta la forestale, tutta quella macchina che si muove, che costi avranno, questi avranno i conti rispetto, e sono ettari io penso è proprio un fatto di legalità, io sono arrabbiatissimo. La cultura della legalità che manca. Per cui se non si fa... una campagna di sensibilizzazione può essere fatta in tanti modi. Però io penso che se il comune viene penalizzato, viene multato, qualcuno che non fa il suo dovere nell'ufficio tecnico, viene sanzionato, perde il posto di lavoro, solo così si fa sì che si rispetta. Voglio dire, sono venuti dei turisti, abito vicino a Pompei, anche lì ci doveva essere tutta la zona per l'eliminazione delle progetto. Arrivano questi a Villa dei Misteri, degli americani, salgono queste scale, vanno su un ponticello e si fermano. Allora, ti posso informare perché lavoro con me, hanno fatto un progetto per l'eliminazione delle chiatoni che dà un percorso per i disabili, che parte diciamo alla zona anfiteatro, fa tutta la via dell'abbondanza, arriva nel foro e ti conosce gli scavi e torna indietro e si può ritornare, quindi si vede il meglio di Pompei. Quindi loro non riusciranno a farlo perché poi mali dell'Italia, si intestano, fammi venire. No, ma questi si sono trovati là sopra, uscito. Questi poverelli devono aspettare grande progetto, come tra un anno potranno visitare forse. Il problema è un altro, perché poi i mali dell'Italia si intestano, sapete con che ribasso è stato aggiudicato questo? Provate a dire il numero del ribasso. 65,2% di ribasso. Come si fa a fare un lavoro di 62% se l'ho messo l'acqua di è un qualcosa di questo è come mangeranno tutto sopra è un problema di indirizzo, quindi dovrei qualcosa. Io volevo dire una cosa, però che stavo finendo giusto come no, non è solo per un indirizzo di persone, c'è sta Francesca Mena, la conosci, è uno dei fondatori del Mirato Napoli, che è una docente di... Francesca Menna. Menna. Ma come ti sente Anastasia? Non di Napoli, di Napoli. Lei è una docente di veterinaria e ha fatto addirittura un master sulla terapia per preparare i veterinari e fare se ne occupa professionalmente, una persona diciamo del movimento. Quindi tu magari la possiamo contattare perché ha questo... Che poi la mia stessa mi ha insegnato alla lei ha fatto notte, l'ho fatto tutta la notte, poi ho fatto un periodo di formazione, l'ho fatto a Gezzano, a qua.